Un saluto a tutti, sono Rising Terror e oggi per il mio nuovo lapiradio, per Ore d'Orrore, vi voglio parlare di un film del 2019 di Kate Thomas, The Vigil. Il film narra la storia di Joseph, un ex Hasid che deve fare da shomer per una notte. Per la religione ebraica, uno shomer è colui che deve vegliare su un cadavere per una notte recitando molte litanie, in modo che gli spiriti maligni siano allontanati. Joseph, che soffre di gravi problemi finanziari, accetta di malincuore l'incarico. Nell'arco della notte, Joseph scoprirà che all'interno del cadavere è nascosto un Mazuken, un demone della religione ebraica, che farà di tutto per possedere l'anima di Joseph. Seppur molto criticato dal pubblico, il film vanta di una bellissima atmosfera, molto inquietante, e ci avvicina a certe sfaccettature della religione ebraica. Do come voto a The Vigil 5 Vespertiglio, considerandolo un buon film. Ti lascio con il trailer. Voglio che mi fai da Shoimer stanotte. Perché è andato via l'altro Shoimer? Oh, lui è scappato. Era di famiglia, ma aveva troppa paura. Paura? Paura. Quelli delle pompe funebri arriveranno all'alba, tra 5 ore. Sarà lui lo Shoimer stanotte. Deve andarsene subito. C'è qualcuno? Signora Litvak? Signora Litvak? Signora Litvak! Prenderà la tua anima! Dietro di te! In questa casa abita il male. Dobbiamo andarcene, ora! Non ti lascerà andare via. Cosa non mi farebbe andar via? Se provi a scappare, ti farà tornare indietro strisciando come un serpente.